Ciao ragazzi, si è appena conclusa, guarda, da pochi istanti, la conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli condotta da Massimiliano Allegri. Ufficialmente ad oggi si gioca, in questo istante in cui vi sto parlando, 14-16, si gioca. Poi vedremo se eventualmente l'ASL di Napoli interverrà, ed è per questo che vi chiedo di scaricare OneFootball. Il link per scaricare OneFootball lo trovate qui sotto in descrizione. In un gennaio così intenso e con un calendario così fitto, con il rischio partita così elevato, OneFootball diventa il vostro compagno ideale anche per monitorare tutto quello che riguarda il calciomercato. Scaricatelo perché davvero tra pochi minuti in teoria dovremmo avere il riscontro da parte dell'ASL di Napoli, perché alle 17 il Napoli ha un volo programmato direzione Torino e quindi tra pochissimo scopriremo se quel volo partirà. Un mi piace a questo video e cerchiamo di fare il punto delle situazioni di quella che ormai rischia di diventare una classica partita che diventa chiacchiera più che partita. Allora, vi ho sempre detto che per quanto mi riguarda la partita non era a rischio. Poi in questo momento devo fare un passo indietro, devo essere abbastanza obiettivo. Ne ho parlato anche sul secondo canale ieri, dicendo che sarei dell'idea di rinviare determinate partite in caso di pericoli, e vanno analizzate tutte una per una. Juventus-Napoli fino a stamattina non la consideravo a rischio, non la considero a rischio tuttora, ma questa è la mia opinione personale e quindi vale meno di zero, come ha detto anche giustamente Allegri in conferenza stampa. Però i positivi del Napoli iniziano a essere tanti, perché c'è Meret, c'è Spalletti, c'è Mario Rui e c'è un ragazzo della primavera. Ora, tra questi che vi ho citato, Spalletti, Meret e Mario Rui, anzi Spalletti e Meret sono gli unici due che probabilmente saranno stati a contatto con il resto dei giocatori, ok? E quindi potrebbero aver diffuso il virus. Poi c'è Mario Rui che era squalificato, io non so se si è allenato in gruppo con i compagni, probabilmente sì, quindi può diventare eventualmente un terzo. C'è un Primavera che potrebbe essere allenato, come no, con i compagni. Poi è vero, c'è Malquit, però Malquit era stato messo in isolamento domiciliare preventivo. C'è Osimhen che è in Nigeria, c'è Lozano che è in Messico, ci sono i magazzinieri, i collaboratori tecnici, quelli immagino che abbiano lavorato con la mascherina senza entrare a contatto direttamente con i giocatori, se no è follia pura. Se ci lamentiamo del gran numero di positivi e poi andiamo a lavorare senza utilizzare la prevenzione, allora è follia. Però in questo momento Meret, Spalletti, Mario Rui e probabilmente il Primavera, 3,5, inizia a diventare un numero importante che potrebbe effettivamente far rinviare la partita. E ribadisco, secondo me non è ancora a rischio, perché effettivamente le persone positive entrate in contatto con i calciatori sono ancora poche. E mi immagino, non lo so, spero, mi auguro più che altro che siano state adottate misure preventive, perché davvero, se no stiamo parlando della follia più totale. Secondo me si giocherà, ma il rischio di rinvio della partita inizia a diventare elevato. Questo per riassumere un po' tutta la posizione. Ora aspettiamo, leggeremo su OneFootball l'esito, perché appunto alle 17 il Napoli parte. Se parte, se non parte. Oggi è la giornata della verità. Ci sono state delle notizie vere e proprie in questa conferenza stampa intanto. Ramsey out, non domani, ma giocatore in uscita partente, lascerà la Juventus. Questo è quello che ci ha detto Allegri. Solitamente quando ci si sbilancia così tanto su un giocatore in uscita è perché esce davvero, quindi probabilmente saluteremo Ramsey tra pochi giorni. Invece Morata no, Allegri l'ha coccolato e ha detto Morata non parte, Morata resta qui, Morata è un calciatore di livello, da Morata mi aspetto tanto, so che è un professionista e lavorerà con l'appiglio giusto, con la mentalità giusta per continuare questa stagione. Quindi Allegri ha fatto all-in su Alvaro Morata. Parole di circostanza queste probabilmente, perché erano doverose. Poi magari Morata andrà via davvero, io questo ancora non ve lo so dire, però oggi Allegri se l'è coccolato, perché conta se dice che uno parte, quando dici che uno parte lo metti pubblicamente sul mercato, quando invece dici il contrario non è detto che sia così, potrebbero essere parole di circostanza. Però per il momento Morata non parte. Non ci saranno Pellegrini e Kai Jorge, non ci sarà Chiellini, vedremo se ci sarà Arthur, c'è il giro di tamponi tra pochi minuti, alle 3 dovrebbe uscire l'ufficialità dei tamponi degli altri giocatori. Dice Allegri, abbiamo tre terzini per due posti, Danilo torna la prossima settimana, Alessandro, De Sciglio e Cuadrado, dato che appunto Pellegrini non c'è, non giocheranno probabilmente due di questi, immagino Alessandro e Cuadrado, per buttare giù un'ipotetica formazione che poi nel finale vi metterò anche graficamente all'interno del video. Gioca Locatelli, Allegri ci ha dato un'indicazione chiara, si giocherà centrocampo a 3, Locatelli posizione centrale e 2
2 tra i centrocampisti rimasti a disposizione, quindi tolto Ramsey, tolto Arthur, Bentancur, McKennie e Rabiot. Io immagino Rabiot e McKennie, ma sarei contento di vedere anche solo McKennie e Bentancur. Io con Rabiot sto facendo veramente fatica in questa stagione a sperare di vederlo in campo. Delle due preferisco Bentancur in questa stagione. Tra correre e scappare non è che cambi tanto, però se devo proprio scegliere uno dei due preferirei l'uruguaiano. Poi che cosa ci dice? Uno tra Dybala e Chiesa, ma non significa che per forza di cose uno partirà titolare. Io credo che in realtà nessuno dei due partirà dall'inizio e che saranno giocatori utili a partite in corso anche per spezzare il ritmo. Quindi mi immagino un attacco con Morata, Ken e Bernardeschi. Szczęsny in porta per forza di cose. Allegri ci ha detto che i difensori centrali sono due, sono De Ligt e Rugani. Neanche De Winter c'è perché è positivo al Covid, quindi questa in teoria è la formazione che dovrebbe schierare domani la Juventus contro il Napoli qualora dovesse giocarsi la partita. Io ho apprezzato tanto il discorso di Allegri secondo il quale, ragazzi, se c'è un'indicazione che si gioca come la Supercoppa. Io ve l'ho detto, io sono contento che non abbiano spostato la Supercoppa, sono contento di giocarla. Come domani sarei contento di giocare Juventus-Napoli. Ovviamente tutte le partite devono essere in sicurezza, di questo abbiamo già parlato prima, secondo me i presupposti per giocarla ci sono. Torniamo un attimino invece sul discorso della rosa, perché Allegri qua invece va a ricalcare quella che era stata l'impronta di Arriva Bene, e cioè 99 su 100 la rosa rimarrà questa, non ci saranno interventi, anzi Allegri dice in attacco hanno segnato quelli che dovevano segnare, mancano un po' i gol dei centrocampisti e i gol su palla inattiva. Quindi, dato che Ramsey è segnalato come possibile partente e Allegri ha detto che mancano dei gol dei centrocampisti, tradotto probabilmente Arthur non uscirà, ci sarà un ingresso al posto di Ramsey a centrocampo di un giocatore che possa portare dei gol, che possa essere importante sotto il profilo realizzativo e sotto il profilo di creazione delle occasioni da gol? Perché questo ad oggi sembra il discorso che ha intavolato Allegri in questa conferenza stampa. Io ieri ve l'ho detto, non sarei assolutamente contento di vedere la Juventus ancora una volta assenteista nel mercato invernale, perché questa situazione non è sufficiente. Con questa rosa rischiamo seriamente di rimanere fuori dalla Champions, e se abbiamo capito che questa rosa va modificata, migliorata anche a gennaio, bene, partiamo avvantaggiati. Se invece ce ne freghiamo e diciamo sostanzialmente vabbè ragazzi, rimaniamo così, poi vediamo quest'estate che cosa ne viene fuori, secondo me continuiamo a ripetere degli errori che negli ultimi anni ci hanno portato al declino. Acquistare tanto per acquistare non ci sto, ma ricordiamoci che il mercato invernale dopo una sessione estiva insufficiente gravemente, io quest'estate avevo dato 4,5 di valutazione al mercato che aveva condotto la Juventus, dove veramente ti eri soltanto andato a indebolire. Questo mercato invernale lo devi vedere come il continuo di quello che non hai fatto in estate o dove non sei stato bravo quest'estate. In ogni modo ragazzi, questo è un po' il riassunto, abbastanza veloce, perché stasera immagino che ci rivedremo per un altro video, perché ci saranno delle cose da dire e ovviamente sono inerenti al discorso del giocare o non giocare. Per me iniziano ad esserci dei numeri preoccupanti, che però sono ancora contenibili. Se rimangono questi, ci sta a giocare. Non è detto che ragionino così, ve lo dico proprio tranquillamente. Invece ho apprezzato per dire il fatto che tanti allenatori stiano dicendo oh, ragazzi, queste sono le partite in programma, è vero che ci sono gli infortunati, è vero che ci sono i positivi, è vero che ci sono dei giocatori che stanno disputando la Coppa d'Africa, però vale per tutti. E quindi vale per tutti, per il momento. Vediamo cosa succede.